Eccoci qua, siamo partiti, questo grande evento in montagna, una settimana bianca dedicata alle famiglie, con tanti giochi, con le selezioni dello Zecchino d'Oro, ma soprattutto quello che vogliamo impostare è la felicità delle famiglie, stare assieme i genitori con i bimbi, con i nonni e quindi con grande allegria. Allora, il problema di fondo è che non trovo il coniglio, quindi tra poco iniziano le selezioni e non c'è il coniglio. Allora, cari amici delle selezioni, io sono qua con uno dei maghi, pensate, più bravi, possiamo dire del mondo, fratello? No, del mondo no, dell'universo. Dell'universo, infatti, perché del mondo, scusatemi, era un po' riduttivo. E stiamo andando, guardate, in questi posti meravigliosi della Val di Fiemme, guardate qua. Ringraziando la mia automobile. Se no saremmo fermi, se fossimo andati con la macchina di Mr. Louis, noi ora saremmo già arrivati. Fermi in hotel. Perché il mago ha una Ferrari e fai 30 all'ora praticamente. Ma non è vero. Ma appunto, come vi dicevo, il nostro grande mago qua, grande mago, ha questa macchina che ha un potenziale mostruoso, ha 400 cavalli, una roba bestiale, però stiamo facendo i 35 all'ora in autostrada. Ti ricordo che siamo in Val di Fiemme sulla neve. Siamo in autostrada praticamente. Vabbè, allora signori, vi faremo vedere poi un assaggio di quello che succede questa sera, giusto? Certo, con il proprio pubblico. un assaggio. Perché dovete venire. Virtualmente, ma dovete venire. Allora, ci vediamo presto, intanto qua arriveremo fra due giorni a questa velocità, però ciao amici, ci vediamo presto. E poi vorrei dire anche la parte artistica che è fondamentale, abbiamo preso degli artisti come Claudio Zambelli Eventi che si seguono sempre ovunque, anche non solo con lo Zecchino, ma anche altri eventi che facciamo in giro per l'Italia. Quindi degli artisti adatti per ogni situazione che potrete vedere sul nostro sito, ma con grande festa e con grande gioia per tutte le famiglie. Ci fate oggi qua? Rispondetemi un po' uno alla volta. Che ci fate oggi qua? Facciamo le selezioni dello Zecchino d'Oro. Le selezioni dello Zecchino d'Oro? Allora, ditemi una cosa, chi è che spera di passare le selezioni? Alzi la mano.
Chi è che spera di non passarle? Sapete che oggi, per la prima volta, chi non passa le selezioni, chi non le passa, riceverà 1 milione di euro, ok? Invece chi passa le selezioni riceve 1 centesimo bucato, va bene? Allora, alzi la mano chi vuole passare le selezioni. Elena Maramelli. Un grande applauso alla mitica Elena, bravissima Elena. Poi Simone Ciola. Un grandissimo applauso al mitico Simone. E più curie Alice Capoverri. Questo sarà uno spettacolo bellissimo. 1, 2, 3, via. Questo sarà uno spettacolo bellissimo. Ma il più bello di tutti è lui. Indicatemi, ok? Pronti? Il più bello di tutti è lui. È il più brutto di tutti, che è invece? No!